Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Un ex GFino smonta le speranze di Alfonso Signorini. La strategia del conduttore è fallita miseramente. Da qualche giorno il conduttore Alfonso Signorini è alla disperata ricerca di nuove dinamiche per movimentare un Grande Fratello più edulcorato che mai. Pier Silvio Berlusconi ha infatti imposto alla produzione un cambio di rotta, e i concorrenti sono costretti a sottostare a rigide norme di comportamento legate alla loro esposizione mediatica. Per ovviare al possibile effetto soporifero, quindi, il mattatore del reality ha introdotto nella stessa casa il trittico di Temptation Island, composto da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Ad eccezione di alcuni confronti degni di nota, la tensione tra i tre non ha regalato esiti apprezzabili, e l'improbabile convivenza è stata bruscamente interrotta dall'eliminazione del giovane imprenditore. Richiamato in studio e in collegamento per un confronto con entrambe le donzelle, Mirko Brunetti ha mandato all'aria anche le speranze residue della produzione. L'ex GFino ha infatti deciso di congelare ogni ipotetico flirt con l'ex fidanzata e la tentatrice, e di dedicarsi unicamente al proprio benessere. Mirko ha inoltre rivelato nello studio di Verissimo cosa prova davvero per Perla e Greta, e la sua analisi non lascia spazio a dubbi. Alfonso Signorini, dopo l'uscita di Mirko, si sgonfia lip sul triangolo. Mirko Brunetti ha confessato a Silvia Toffanin di non essere pronto ad investire tempo, emozioni ed energie in una nuova relazione. Quando sono uscito da Temptation Island ho messo un punto alla mia storia con Perla, ha riferito, sono stati 5 anni molto belli. L'amore che si costruisce in 5 anni non può essere paragonato a un innamoramento di 3 mesi. Quello che c'è stato tra me e Greta è stato molto intenso, ma non siamo stati in grado di gestirlo. Siamo stati immaturi, nonostante Mirko Brunetti abbia tributato all'ex tentatrice così come a Perla un tatuaggio ispirato, ha ammesso, per Greta provo ancora dei sentimenti, ma non sono più innamorato. Io e Greta abbiamo 2 vite molto diverse, ora mi vedo un po' lontano da lei. Virgolette punto. Per quanto riguarda Perla, invece, nessuna marcia indietro. Eravamo a un passo dal matrimonio, ma era una relazione tossica. Ci limitavamo. Io mi ero completamente annullato. Lei in quel momento non si ritrovava nella vita che stava vivendo. Io ho cercato di aiutarla, ma poi a Temptation Island abbiamo preso 2 strade diverse. Virgolette punto. Fine dei giochi. Dunque, non è dato saperlo, ma Mirko Brunetti ha in seguito rimpianto la scelta di vivere le sue emozioni sotto le telecamere. L'ex GFino ha poi sentenziato. Io non sono entrato al GF per prendere una decisione. Con Perla la relazione era chiusa da tempo, mentre con Greta eravamo in pausa. E ha infine chiosato. Le nostre sono storie nate in TV, ma l'intimità dovrebbe sempre rimanere. Virgolette punto. Game over. Insomma, almeno, per ora,